Ok, allora, la relazione che abbiamo ascoltato ci ha dato diversi spunti di riflessione su uno degli argomenti più critici dell'attività che noi svolgiamo. Nella relazione sono stati anche esposti una serie di spunti di attività e una serie di indirizzi del lavoro che vorremmo portare avanti. Io credo che sia opportuno che su questo argomento specifico gli operatori che sono qui presenti partecipino facendo delle domande. Per avviare questa cosa io lancio una provocazione come primo quesito da porci, cioè come tra gli altri aspetti che sono stati valutati c'è quello della necessità di una omogeneizzazione delle attività. Come si sposa questa omogeneizzazione delle attività con la responsabilità personale e con una responsabilità sempre più crescente nell'attività di controllo? Forse sarebbe il caso che cominciassimo a dare qualche risposta anche su questo. Non so chi vuole rispondere sul tema, posso chiedere a Corvatta di provare a dare una risposta? Beh, sulle responsabilità relative al controllo e quindi sull'operato dei nostri ispettori, diciamo che è un discorso abbastanza complicato e difficile, in quanto la controparte oggi è sempre più agguerrita, è sempre più preparata e si presenta spesso anche nelle fasi relative all'attività di controllo con gli avvocati. E quindi attraverso un'azione, come dire, anche di in qualche modo di autodifesa, cercano di come dire, cercano di condizionare l'attività di controllo. E quindi avere del personale preparato, formato e avere certezze in termini anche giuridici sulla qualifica dell'operatore che effettua il controllo è molto importante, perché questo dà sicurezza, da certezze e soprattutto permette di svolgere un'attività efficace. Per quanto riguarda le problematiche che sono state sollevate, posso aggiungere che secondo me è importante pianificare i controlli. I controlli non possono essere fatti a random, vanno pianificati sulla base delle esigenze, soprattutto del territorio. Problematiche connesse alla qualità delle varie matrici ambientali di cui noi effettuiamo i monitoraggi e quindi è molto importante orientarle. L'idea di programmare i controlli è un'idea che va sicuramente perseguita e soprattutto la problematica che io pongo e che qui è stata anche messa molto in evidenza dal collega Poggi è quella relativa alle attività svolte, di controllo svolte dai vari soggetti competenti, tra virgolette, in materia ambientale. Noi nelle Marche, è stato citato, abbiamo creato un database aperto a tutte le autorità che effettuano i controlli per cercare di, in qualche modo, di pianificare questa attività di controllo, o meglio, di avere dei dati annuali, dei reporting che permettono di fare poi delle valutazioni. È da qualche anno che svolgiamo questo tipo di attività, riteniamo che un piccolo passo in avanti l'abbiamo fatto, però ci sia molto da fare, anche perché sono problematiche connesse con l'autorità giudiziaria, sono problematiche connesse con scarsa disponibilità di altri enti che effettuano i controlli e che ritengono di doverli fare secondo le loro indicazioni senza tener conto degli altri soggetti. Noi riteniamo che questo sia, come dire, un argomento invece da approfondire, molto importante, anche perché spesso, lo diceva stamattina il presidente Ronchi, spesso noi ci troviamo a svolgere attività che a fianco diciamo a supplemento successive a quelle che svolgono altri soggetti che vanno un po' in giro sul territorio facendo pseudocontrolli che poi hanno scarso significato e devono essere completati spesso da noi con interventi successivi di campionamento, di analisi di laboratorio, di ulteriori indagini e quant'altro. Credo che questo sia anche in relazione alla problematica riguardante le come dire,
la disponibilità di finanziamenti, quindi le energie profuse in questa attività sia molto importante, perché che se riuscissimo a organizzarci e regolare questa materia in maniera diversa, sicuramente ci sarebbero maggiore efficacia e sicuramente anche dei risparmi. Okay, grazie. Allora, c'è qualche domanda da parte del pubblico? Mi pare strano che su un argomento di questo genere non ci sia nessun intervento. O siete stati tutti quanti annichiliti dalle parole che avete sentito? Allora, vuoi intervenire? Ecco, lascio la parola a Sgorbati. No, ma è un po' un completamento di alcuni aspetti, perché venivano richiamati sicuramente i problemi prospettici dell'effettuazione dei controlli. Ricordiamo, noi siamo in un regime nel quale abbiamo controlli obbligatori solamente praticamente per AIA, IPPC, domani IED e per le aziende Seveso. Tutto il resto è una zona un po' grigia che è permeata dalla raccomandazione 331 del 2001, la famosa raccomandazione sui requisiti minimi di controllo. Ora, ne ho già parlato con altri colleghi, però siamo alla probabile alba di una direttiva che renderà obbligatori i controlli in tutte le altre aree che in questo momento non sono normate, o quantomeno renderà obbligatoria la pianificazione dei controlli. E allora questa cosa ci richiama un altro aspetto importantissimo della nostra attività, che siamo, considerato che siamo essenzialmente degli esecutori dei controlli, o veniamo visti e vissuti come tali, ma c'è una funzione che è quella della pianificazione dei controlli, che è la funzione fondamentale, perché è quella che integra l'individuazione delle priorità ambientali verso le quali muovere i controlli, sulle quali secondo me noi, non tanto noi come agenzie, quanto il pianificatore, l'ente amministrativo competente, è indietro, e su questa cosa dovremmo dare una forte mano allo sviluppo anche di una consapevolezza a livello amministrativo della necessità di pianificare i controlli. Ma perché dobbiamo dare una mano allo sviluppo del concetto di pianificazione dei controlli? Anche per motivi di limitatezza delle nostre risorse. Dobbiamo essere in grado, di conseguenza, e lo richiamava bene poc'anzi Andrea, deve essere chiaro, ad esempio, che il controllo non è quell'oggetto che si fa perché si deve fare e ne facciamo tot all'anno senza avere in mente alcun principio di efficacia dell'attività, ma deve essere mirato in un certo modo, in relazione a priorità che dipendono da quello che è lo stato dell'ambiente. Per cui il monitoraggio diventa veramente per la prima volta l'anello mancante nella catena di verifica e di miglioramento effettivo dello stato dell'ambiente. Ora vorrei che vedeste, ma mi farò parte diligente di portare questi documenti, di aprire anche una discussione tra noi in CTP, anche non solo in CTP, i documenti che sono in corso di elaborazione da parte della Commissione proprio per questa nuova direttiva sulla pianificazione dei controlli. Si parla di efficacia dei controlli, si parla di scegliere le aree nelle quali, ad esempio, vi sono problemi che effettivamente possono essere corretti attraverso i controlli. Si parla addirittura di individuare le aree nelle quali vi è un maggiore vantaggio economico dalla inottemperanza, no? Allora, questa cosa ci sposta direttamente in un altro degli argomenti di cui abbiamo sentito parlare questa mattina: i rapporti fra le diverse forze delle diverse polizie che operano in diversi settori, perché sappiamo perfettamente che alcuni dei problemi più gravi della nostra nazione sono legati, ad esempio, ad aspetti che hanno a che fare con la delinquenza. Allora, come nobilitare il nostro compito di specialisti dal punto di vista ambientale? Legandoci in un quadro di controlli in cui noi abbiamo la nostra specifica parte, ma che va naturalmente declinata sulla base di priorità che hanno a che fare con una visione complessiva dello stato dell'ambiente e delle cause che portano lo stato dell'ambiente a essere quello che è. Ma questo ragionamento diventa molto complesso, e ringrazio per aver potuto dare anche questo ulteriore spunto, e credo che nel prossimo programma triennale ci saranno molti elementi per poter lavorare proprio su queste cose. Grazie. Ok, allora non c'è nessuno altro che vuole intervenire, vediamo, intanto ci pensate che cosa viene dalla rete. Allora, la prima domanda che ci viene posta è come fare, come declinare la nostra attività affinché la nostra azione non si sovrapponga a quella delle forze dell'ordine senza venir meno ai doveri verso la magistratura. È una questione per me abbastanza semplice da risolvere. Io chiederei di rispondere, visto che Rocca è fuggito, a Andrea Poggi. Ma diciamo ad Alfredo gli chiedo un'altra cosa.
Credo forse. No, la questione, come dire, non è banale. Ci sono alcune cose che si possono fare. Intanto si può come dire, collaborare con le forze di polizia. Io credo che la semplificazione stamattina, tutti dicevano non vogliamo essere poliziotti o carabinieri, non la trovo, come dire, una soluzione felice, però certamente noi abbiamo dei compiti e dei poteri diversi da quelli di una forza di polizia. Quindi la nostra attività di controllo, che è un'attività di controllo a tutti gli effetti e che quindi quando poi c'è da fare le sanzioni o le comunicazioni notizie di reato le fa, quando come dire, ha un limite in quelli che sono i nostri poteri e le nostre capacità. Da un certo punto in poi noi dobbiamo essere affiancati dalle forze di polizia e dalle forze. Qui credo che possa servire, come dire, parlarsi prima, ragionarne di questo, attivarle tutte le volte che questo serve. L'altra credo che sia quella di far fare alla magistratura il lavoro che deve fare, cioè quello del coordinamento delle indagini, quindi avere un rapporto con la magistratura dove noi possiamo essere un interlocutore forse anche privilegiato, se non ci spaventa il rapporto con la magistratura, e coordinarsi nelle indagini attraverso quello che è una funzione loro nel momento in cui ci sono delle indagini in corso. L'altra cosa che deriva da alcune esperienze anche che abbiamo fatto in Toscana è che con alcune di queste forze si può facilmente individuare degli ambiti complementari di indagine. Noi ci abbiamo per esempio con la forestale, loro, come dire, sui problemi dei rifiuti, cioè tutti, come dire, alcuni ambiti di attività extra industriale dove la loro capacità di intervento è più facilmente mirata, sia per il controllo dei veicoli, sia per il controllo degli abusi in aperta campagna, e generalmente riserviamo a noi le attività in azienda, con un rapporto di mutua collaborazione, un po' di visione di ambiti, diciamo, diventa più facile collaborare. Non dappertutto funziona, non dappertutto si riesce, diciamo, a intendersi in questo modo, ma ecco, quello di darsi un orientamento preliminare degli ambiti di attività può essere un altro modo per affiancarsi senza sovrapporsi. Allora, la rete nazionale a macchia di leopardo, come si procede per renderla omogenea? Richiudi di Ispra, ci dà una risposta? Vorrei tentare di dare una risposta, credo che questa domanda insomma è per Ispra in qualche modo, visti i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico che le norme ci assegnano. Tralasciando, perlomeno bypassando l'aspetto economico che è pure importante, l'aspetto quindi delle risorse, e che credo le tariffe potranno dare un contributo, ma non facciamoci illusioni, perché in realtà non saranno mai in grado di ripagare l'impegno appunto che noi controllori dobbiamo mettere appunto in queste attività. Quindi dicevo, bypassando l'aspetto economico, io direi che dovremmo tendere all'ottenimento, al perseguimento di tre requisiti di sistema. Il primo è quello che è già stato citato bene da Andrea nella relazione, ed è quello delle procedure. Quindi procedure, linee guida, manuali, checklist e quant'altro. E qui devo dire che il lavoro che è stato fatto nel primo piano triennale è, insomma, da un certo punto di vista anche esaltante. Però ecco, in sede di approvazione del secondo piano dovremmo pensare a dei meccanismi che snelliscano e accelerino le procedure di validazione e di approvazione, perché c'è molto lavoro in stand-by che ancora stenta, diciamo, a uscire fuori. Il secondo requisito di sistema, a mio avviso, è quello della formazione. È stato fatto cenno appunto alla scuola permanente, al progetto che è ancora in itinere. Io credo che potrà prendere spunti utili, per esempio, dalle attività che verranno svolte nell'ambito del protocollo a cui è stato fatto cenno ieri, stipulato tra quattro ARPA del Nord, nonché dalle esperienze intense sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo che sono fatte per le ispezioni AIA e per le ispezioni Seveso negli anni passati. Infine il terzo requisito è quello della, diciamo, qualità, che comporta ovviamente l'omogeneità a mio avviso,
E qui devo dire che l'esperienza che abbiamo fatto con la Sevius è stata pure importante, è da discutere se è ripetibile in altri ambiti, però vorrei dire che a questa esperienza ISPRA ha dato molta importanza, tant'è vero che abbiamo inserito l'attività di verifica della completezza dei rapporti ispettivi delle commissioni in cui erano, diciamo, non presenti ispettori ISPRA ma ARPA APPA nel piano della performance della legge 150. Quindi sostanzialmente le valutazioni delle prestazioni di ISPRA e dei suoi dirigenti tengono conto anche di questo indicatore ed è con molto piacere che posso dire che nel triennio 2011-2013 abbiamo azzerato le non conformità, ovvero abbiamo un indice nel 2013 al 100% di rispondenza dei contenuti dei rapporti ispettivi al mandato di legge. Ok, ci ha risposto sostanzialmente a due domande, oltre che a quella della macchia di leopardo, anche alla questione dell'applicazione Seveso. Visto che abbiamo parlato della Seveso, io volevo in questi ultimi 5 minuti che rimangono, visto che non ci sono domande da parte del pubblico, chiedere ad Alfredo Pini se ci può raccontare invece quella che è stata l'esperienza del brief monitoring che abbiamo condiviso. Grazie Rossana, buonasera a tutti. Sì, ti parlerò del brief monitoring, però non mi faccio scappare l'occasione di dire la mia anche sul problema dell'omogeneità dei controlli, dei rapporti con la magistratura, anche per l'esperienza che molti colleghi in sala abbiamo fatto e quindi sento di avere il dovere anche di dire proprio pochissime parole su questo passaggio. Io mi permetto di dire che tre proposte semplici, operative, pratiche, forse si potrebbero fare, no? Sia per chiarire i confini dell'azione e i nostri rapporti con l'autorità giudiziaria o con altre amministrazioni, sia per migliorare l'omogeneità del nostro approccio al controllo. Poi arrivo al brief che in qualche modo è collegato. Tre passaggi semplici, lo diceva il direttore assennato nella relazione introduttiva ieri mattina, qual è il mandato esatto? Gli operatori dei controlli hanno bisogno di avere un mandato chiaro. Il problema dei rapporti con la magistratura, il problema dell'omogeneità dei controlli, risente molto dal fatto che il controllo arriva a sanare o a mediare situazioni che sono di fatto aperte in sede istruttoria e che non sono risolte in sede istruttoria. E questo di per sé è già un problema, ma il problema si complica ulteriormente perché in molte agenzie nell'ISPRA le competenze, le figure professionali utilizzate per le attività di supporto all'istruttoria e per le attività dei controlli sono molto spesso le stesse e quindi l'operatore che va a fare il controllo ha la tentazione nella pressione della situazione non chiarita, non aperta in sede istruttoria di sconfinare sul lato istruttorio. Questo introduce un evidente problema di omogeneità dei controlli. È semplice ed è facile risolvere questo problema? Certamente no, però il primo passaggio anche da parte del sistema è capire che svolgere le attività di controllo ambientale, svolgere le attività di natura istruttoria sono due mondi sostanzialmente diversi, due approcci diversi. Questo un minimo aiuterebbe. Secondo passaggio, procedure, è stato detto, non lo ripeto, procedure, formati, in sede di AIA lavoriamo ormai con verbali che hanno gli stessi formati, tutti i colleghi, questo aiuta moltissimo, le procedure, i formati, assieme a un sistema di formazione permanente, aiuterebbe a migliorare l'omogeneità, alcuni aspetti. E poi l'ultima, permettetemi, quella più a cuore a me personalmente, credo anche a molti colleghi che vengono con me sugli impianti e che sono in sala, sia delle agenzie che dell'ISPRA, la tutela per gli operatori. Questo è fondamentale. Il nostro sistema normativo, i nostri contratti di lavoro non hanno strumenti certi di tutela per gli operatori. Questo fatto induce comportamenti di natura conservativa e introduce evidenti, giustificati comportamenti di natura conservativa, vorrei dire, e introduce problemi di omogeneità e di confrontabilità fra le azioni di controllo che vengono svolte sul territorio. Se l'azione di controllo non ingenera particolari criticità, si svolge secondo modalità oggi ragionevolmente confrontabili. Se l'operazione di controllo incappa in problemi di criticità
dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità da parte degli operatori, si generano potenzialmente strade diverse e comportamenti diversi. La tutela per gli operatori, sulla quale ragionare, spero, anche nel sistema agenziale, è uno degli aspetti che potrebbe aiutarci. Vengo al BREF monitoraggio. Certamente tutti gli strumenti che ci aiutano nel comprendere cosa oggi è fattibile in termini di attività sono fondamentali. Il BREF monitoraggio è un esempio da un punto di vista. Il BREF monitoraggio, immagino nella sala sia noto, è il documento di indirizzo comunitario sulle attività di monitoraggio. Beh, il primo aspetto che rileviamo è che nel passaggio dal 2005 al BREF di monitoraggio attuale, quello che era un documento vincolante, oggi per l'Unione Europea è solo un documento di indirizzo. Quindi abbiamo perso già la forza di un documento comunitario che era considerato vincolante in termini di potenzialità dei sistemi di monitoraggio e controllo, oggi è solo un indirizzo. Quel documento conteneva un principio, anche per l'azione, tra l'altro con Rossana proprio ci siamo conosciuti tanti anni fa a Siviglia lavorando nel gruppo italiano per il primo BREF monitoraggio, conteneva il principio fondamentale che il controllo non è l'azione ispettiva che l'ispettore va a svolgere una volta l'anno, se va bene, e abbiamo visto purtroppo in molti casi una volta ogni 3 anni, ogni 4 anni, è la capacità dell'ente di controllo di stabilire regole chiare, condivise con gli operatori, che consentano la restituzione di dati che abbiano un senso in termini di rappresentazione dell'impatto determinato dall'attività produttiva. Quel documento che era vincolante oggi è solo un documento di indirizzo, ne perdiamo anche la forza in termini attuativi. Non ci dimentichiamo che il BREF monitoraggio è stato la base poi per predisporre i piani di monitoraggio e controllo che oggi accompagnano tutte le AIA statali e regionali che andiamo a controllare. Ultima considerazione, il BREF monitoraggio, anche nella revisione attuale, è l'esempio di come lentamente le agenzie siano anche uscite dai rapporti con le amministrazioni in termini di partecipazione ai procedimenti decisionali, perché nella sede comunitaria di Siviglia questa volta non c'erano le agenzie, nel BREF precedente c'erano, questa volta siamo riusciti a mandare solo dei commenti, delle osservazioni, e dal mio punto di vista c'è un commento determinante: i controlli sono un impegno finanziario elevatissimo per i gestori, e l'impegno finanziario elevatissimo è uno degli aspetti che determinano anche difformità nel comportamento da parte dei gestori. Impegni finanziari vuol dire sintonizzare i momenti prescrittivi con i cicli di investimento delle aziende, e questo aspetto che era accennato nel BREF comunitario precedente, nel nuovo BREF è completamente scomparso, così come è scomparsa una capacità di determinare gli effettivi costi dell'azione di monitoraggio, il che determinerà presumibilmente anche squilibri all'interno dell'Unione Europea tra ambiti nei quali vengono chieste azioni di monitoraggio particolarmente intense, particolarmente costose in termini di intensità e di qualità, e paesi invece dell'Unione Europea dove i sistemi di monitoraggio richiesti sono in realtà molto più molto meno impattanti rispetto al nostro, paese. Ok, grazie Alfredo. Io direi che abbiamo rispettato i tempi, chiudiamo questa parte con questa considerazione di carattere generale. Mi sembra che di argomenti ne abbiamo trattati tanti, gli spunti ci sono, l'augurio è che nei prossimi 3 anni di programmazione si riesca ad ottenere come frutto del lavoro d'insieme delle agenzie queste auspicate linee guida sui comportamenti omogenei nelle attività di controllo. Grazie.